Anna Bosco, assessore alle attività produttive, in piazza c'è la tradizionale sagra delle campanelle. Sì, questa mattina in vendita come da tradizione ci sono campanelle e campane in ceramica, prodotti in terracotta, in vimini, e ci sono circa, contiamo una cinquantina di espositori provenienti da tanti luoghi vicini e lontani. C'è una grande festa all'insegna della tradizione, dei colori e dei suoni, della cultura tipica del nostro territorio, dell'Abruzzo. Ringrazio particolarmente il coro Agnello Polsi, nella persona della presidente Marilena Lucci, ma di tutti i suoi membri, perché con i canti popolari stanno allietando questa mattinata, e ringrazio le tante presenze che stanno animando il centro storico, appunto, dove abbiamo questi commercianti hobbisti che da questa mattina fino alla tarda serata di quest'oggi, fino a oltranza, continueranno a vendere questi prodotti tanto cari e che ricordano e celebrano, omaggiano questa ricorrenza a metà tra il sacro e il profano, e, perché si dice nella tradizione, appunto, che San Rocco nel suo vagare per il continente portasse con sé questo bastone con una campanella, e quindi la campanella diventa simbolo proprio del turista, considerato per antonomasia viaggiatore. Quindi è un omaggio che negli anni, dagli anni 60, questa città ha voluto regalare proprio alla città nel periodo estivo, che è il periodo in cui appunto più turisti vengono a visitarla. Quindi una bella mattinata, ringrazio appunto tutti per la partecipazione. Quindi una cinquantina di bancarelle provenienti da tutta Italia, ma non solo. Sì, ci sono anche tante associazioni della nostra città, del territorio, che stanno facendo delle raccolte fondi, delle raccolte di beneficenza, e che hanno scelto di aderire a questa edizione della Sagra delle Campanelle. Quindi approfitto anche dell'occasione quindi per invitare sempre più associazioni del territorio a partecipare a questo evento, chiedendo di partecipare, appunto organizzandosi per partecipare, perché racconta anche la parte sociale legata all'inclusione e all'altruismo che è propria del nostro territorio, visto che abbiamo veramente tantissime realtà associative che lavorano tanto in genere la nostra città. Thank you.